Ben trovati da Giovanni Pinelli, è lunedì e quindi, come detto venerdì scorso, chiedo obiettivo sport. Raccontiamo ciò che è accaduto nel fine settimana sportivo. Iniziano a diminuire gli impegni perché qualche squadra ci sta abbandonando dal punto di vista sportivo. Per esempio quelle del calcio, perché CIE che ha vinto per 4-2 contro la Levanto e la compagnia Portuale ha vinto sempre per 4-2 contro il Vibo Frapendente, però i nerazzurri non parteciperanno ai playoff perché la Valletta ha vinto per 2-1 nei confronti dell'Atletico Fiumicino. Quindi lacrime a fine gara per i giocatori del CIE che non hanno raggiunto questo obiettivo che tanto volevano conquistare durante il campionato. Nel basket vittoria palpitante per la Stabat 90 che ha vinto con 10 punti di vantaggio nei confronti di Aprilia e quindi si è qualificata alla semifinale dove affronterà la semifinale playoff, ovviamente dove affronterà l'Alfomega che ha sconfitto Fondi. Nella pallanuoto la vittoria dell'NSNC che ha battuto l'Areghi per 13-7, quindi una vittoria che dà morale alla squadra di Marco Pagliarini. Però la buona notizia che non anche dalla pallavolo perché la Sartorelli ha raggiunto i playoff, a differenza del Circa Calcio, vincendo il quinto posto, però non ha vinto l'ultima gara contro il Volley Lago che ha surclassato i rossoblu per 3-0 al Palasport, però d'altro canto è arrivato successo da parte del Girovolley nei confronti del Casal dei Pazzi, quindi porte aperte per la squadra rossoblu che parteciperà ai playoff ed affronterà il Casal Bertone. Chiudiamo con il rugby, con il CRC che ha vinto per 44-27 nei confronti